con il parere favorevole dei creditori, viene portato birruarius, cioè tramite gli sbirri, tramite le guardie, dal carcere al palazzo di giustizia, dove lì viene denudato e viene costretto a battere per 3 volte le sue natiche nude sulle scale del palazzo. Inoltre, gli statuti, in modo molto preciso, disciplinano la formula che lui deve recitare ad altissima voce, e cioè io, con il nomen, siccome ho male gestito i miei affari, cedo a voi tutti i miei beni, finché avesse voce. Questa procedura noi notiamo dei caratteri che sono poi costanti, e questo è un lato interessante, in tutti i comuni d'Italia. Cioè, non è una procedura certo tipica di Gubbio, è una procedura che si applicava da tutti gli statuti comunali. E da queste matrici che sono costanti, e cioè l'imposizione di questa ritualità del battere su una pietra o su una lastra o su un qualsiasi altro tipo di materiale duro esposto in una piazza pubblica, e l'imposizione del berretto verde, o comunque in alcune regioni anche parzialmente diverso. Questa, per esempio, che vedete è la lapis vituperi molto famosa del Salone di Padova, del Palazzo della Ragione, che era appunto nel Palazzo di Giustizia e anche qui veniva utilizzata per espletare questa terribile procedura. Questa è la pietra di Firenze. Vicino al Porcellino, nella loggia dei mercanti, in questa pietra, con questo disegno di raggi a ruota, veniva espletata questa procedura. Questa è Modena, la pietra della Renga d'Ora, dove appunto venivano eseguite queste condanne, ma non c'erano solo pietre. La pietra è un dato costante di quasi tutto il territorio italiano e vedremo anche oltre Alpe. Vi sono anche altri luoghi simbolo in cui si eseguono queste condanne, per esempio questa è Bari, questa è la colonna infame di Bari, la colonna dell'infamia di Bari, dove qui venivano eseguite lo stesso questo tipo di procedura. Allora, questa simbologia così forte, questa teatralità della procedura, questa violenza, questa cruenza con cui veniva attuata, perché? Qual è il motivo? Da dove nasce? Come mai una procedura estesa addirittura non solo al territorio italiano, ma addirittura a tutta Europa, perché la troviamo in Spagna, nel nord Europa, dappertutto, con qualche particolarità, con qualche differenziazione, ma insomma siamo lì, la matrice è uguale, c'è qualcosa che la motiva. E su questo è interessante perché spesso l'occhio del giurista è diverso dall'occhio dello storico. Il giurista indaga le norme e quindi svela spesso l'interesse che la norma va a tutelare e che è sempre persistente alla sua emanazione. E quindi spesse volte riesce a mettere in luce degli aspetti che lo storico vede con più difficoltà o riesce a realizzare dei collegamenti che possono essere più interessanti. Per capire questa procedura e per capire il perché di questa procedura, noi dobbiamo in realtà fare un salto indietro, dobbiamo tornare al diritto romano. Perché questo? Perché il diritto romano ci ha insegnato qual era la procedura che si attuava nei confronti dei debitori. Nei confronti dei debitori, la procedura, se partiamo dall'arcaico, dalle 12 tavole, la procedura era terribile. Perché la procedura prevista dalle 12 tavole aveva questo istituto che era la manus iniectio, cioè il debitore diventava uno schiavo, il debitore veniva incatenato, addirittura sono disciplinati i pesi delle catene da 15 libbre che devono essere portate per 30 giorni dal debitore e veniva poi portato nei mercati e venduto come schiavo. Se non riuscivano a venderlo nei mercati in questo termine, veniva venduto trans tiberim, oltre il tevere, cioè, e diventava un morto, un cadavere. A questa procedura, però, ci fu un'evoluzione, perché questa terribile cosa di far diventare il debitore una cosa, un oggetto, per cui il rapporto giuridico veniva instaurato sul debitore come se lui fosse una cosa e non una persona, si evolve fino al 316, quando viene emanata la Lex Petelia Papira, in cui la esecuzione passa dalla persona alle cose, cioè giuridicamente si fa questa evoluzione per cui il processo si instaura soltanto
nei confronti della persona in quanto proprietario di beni, non sulla persona in sé come oggetto della esecuzione. In moltissimi statuti, ma come prassi era usata per tutto, venivano utilizzate le pitture infamanti, cioè i condannati venivano dipinti, disegnati con i loro aspetti così terribili dopo che venivano pronunciate le condanne affinché tutti ne prendessero visione. Queste due immagini che vedete sono molto famose, addirittura quella sinistra di Andrea del Sarto, che venne soprannominato Andrino degli Impiccati addirittura per questo, che dipinge due condannati, come vedete, appesi a testa in giù, perché l'infamia veniva data anche attraverso questa immagine della persona messa a testa in giù. Oppure lo vedete in quella destra dove con il denaro che tiene nelle mani, probabilmente un usuraio, quest'uomo è stato condannato e viene dipinto in questo modo. Sono abbastanza sorpreso di essere sul palco con tanta sapienza. In genere i giornalisti, Feniello, ho fatto regalare il libro a Feniello perché ho detto qua almeno esco preparato, qualche cosa ci guadagno in questa storia. Allora, la cosa che mi ha fatto poi alla fine non solo proporre me stesso, ma anche accettare questo incontro era il discorso che appunto loro lavorano sulle fonti. In realtà sulle fonti lavoriamo anche noi, anzi siamo i primi che lavorano sulle fonti. E allora, molte delle cose di cui mi sono occupato, io, ahimè, purtroppo non faccio solo giornalista culturale, io faccio soprattutto, sono un inviato, una figura professionale... scomparsa. Sì, io sono un inviato a disposizione del direttore. Tradotto per chi non è dentro questi meccanismi, vuol dire quello che si occupa di tutte le cose più rognose, più teoria più importanti, nel senso che sono occupato recentemente delle elezioni americane, del Presidente degli Stati Uniti, però spesso e volentieri mi sono occupato anche di fatti molto più tosti, ho seguito 26 guerre nella mia carriera, dunque insomma la cultura tra l'altro in questo ti supporta per poter scrivere delle cose che non siano delle banalità, o almeno uno ci prova. Anche perché detesto appunto questi colleghi, la signora a cui è appena morto il figlio, cioè come si sente, io questa è una cosa che non vuoi che si senta. Insomma, ecco. Qui insomma uno cerca anche di raccontare un'altra quello storia. Quello che non si riesce, quello che poi diventa storia, in realtà è molto difficile da raccontare come cronaca. E allora, quello che... io e altri colleghi cerchiamo sempre di fare è il racconto, voglio dire, cercando veramente di storicizzarlo. Uno, perché la gente si spaventa, cioè le persone ormai sono talmente, ormai da una ventina d'anni a questa parte, non so se avete notato, che si parla continuamente di guerre, di cose, di storie, però i morti non si vedono più. In questo momento è la traduzione del lavoro scientifico dello storico, cioè di questo rapporto dello storico con le fonti, rispetto al pubblico. Perché ormai sono saltate moltissime mediazioni, cioè non c'è più la possibilità in questo dialogo che si sta creando col grosso pubblico, che speriamo di creare sempre più forte con il grosso pubblico, che il problema grosso oggi dell'Accademia e di molti storici è quello di non avere un collante con il mondo che vive con la società, col pubblico, chiamiamolo come vogliamo. E c'è un gruppo oggi di pionieri, Alessandro Vanoli è uno dei Maradona di questo, in questo campo, che cerca di creare un rapporto quanto più forte possibile col pubblico, creando anche un mestiere nuovo, dove il mestiere dello storico non è più soltanto quello che è stato prodotto per tradizione per secoli, chiuso spesso in una torre d'avorio dove faceva dei lavori di grande applicazione, dove comunicava il suo lavoro a un gruppo di eletti, di sacerdoti della storia, e invece cerchiamo di fare un lavoro nuovo che è quello di... che non è la divulgazione e non è neanche l'alta divulgazione, ma la rappresentazione delle fonti in una maniera che sia intellegibile. Io vorrei dire una cosa in generale che riguarda anche come i giornali, particolarmente la televisione, si occupano della storia, è che secondo i dati che abbiamo, quello che si vede, si sente dire, noi viviamo in una fase di forte crisi della storia. Parlo di crisi letteralmente di
di mercato, di libreria. Io mi ero preparato per cominciare con questo foglietto qui, che era il programma di una giornata della scuola per librai Mauri, a cui ho partecipato l'anno scorso. Era una giornata sull'assortimento e aveva per argomento otto volte gli scaffali specializzati, cioè come si fa a gestire certi argomenti specializzati che stanno avendo un certo successo. Uno era la religione, l'altro era l'alimentazione, il terzo era il cosiddetto graphic novel, e poi c'era il come si fa a gestire un scaffale in crisi, e la storia, ed ero io che la storia è un dato. Va detto, è percepita dal mercato libraio come un settore in crisi, forse lo è. Bologna è dotta in quanto grassa, Bologna è grassa in quanto è dotta. In che senso? La prima corrispondenza è evidente, elementare. Lo studio non potrebbe esistere senza il supporto materiale che consente a professori e studenti numerosi di vivere in modo sicuro, possibilmente piacevole. Come scrive uno studente di Oxford nel XIV secolo, senza mangiare e bere le arti deperiscono. È un concetto molto semplice che ritroviamo in tutti i testi medievali. Il tema delle risorse alimentari ha sempre un ruolo centrale nelle operazioni di propaganda o di denigrazione che coinvolgono le città universitarie e la concorrenza fra di loro, che è una concorrenza che si svolge sia decantando la qualità degli studi, sia anche chi meglio riesce ad accogliere e a nutrire studenti e professori. Vi faccio solo un esempio, anche qui uscendo da Bologna. Nel 1224, quando l'imperatore Federico II fonda a Napoli la sua università, sottolinea nel diploma che la città è in grado, nel diploma di costituzione di questa nuova università, che la città è in grado di soddisfare la fame materiale non meno che l'avidità di sapere, perché ci arriva tutto il necessario per terra e per mare, e agli studenti saranno estesi tutti i privilegi di cui godono i cittadini per quanto riguarda l'acquisto di frumento, vino, carni, pesci e ogni cosa che riguarda il mangiare. Quali si ritrovano a consolarsi di fronte a un gran catino di lasagne dopo che la maggior parte dei loro fratelli è morta durante la peste di metà 300? Questo, diciamo, questa storiella gastronomica a me interessa raccontarla qui solo perché il personaggio chiave di tutta la preparazione di queste lasagne ovviamente è il cuoco, che è un cuoco tedesco. Che ci fa un cuoco tedesco nella cucina dei monaci di San Procolo a Bologna? Uno potrebbe pensare a una fiction letteraria. In realtà non è affatto una fiction letteraria, è la riproposizione letteraria di una realtà che noi troviamo attestata in tutti i documenti dell'epoca. Le maggiori famiglie di Bologna del 3-400 hanno un cuoco tedesco, e questo non è solo bolognese, era un po' nell'Italia del tempo. Se voi pensate alla moda del cuoco francese che si diffonde dal 700 in poi, ecco, se torniamo al Medioevo è la moda quella del cuoco tedesco. Anche il Papa aveva un cuoco tedesco nel 400, era un signore di cui conosciamo nome e cognome, si chiamava Johannes Bockenheim, e lo conosciamo non solo di nome e di cognome ma anche di scrittura, perché ha lasciato un suo ricettario. Partiamo da Maraghe. Maraghe è la capitale dell'ilcanato di Persia, ovvero di quel canato dipendente dal grande canato mongolo. Siamo verso la fine del 200, ora si capirà come mai arriviamo a Genova. Ebbene, nel 1287, da Maraghe, da questa bellissima città che si trova oggi nell'Azerbaigian orientale, parte una missione diplomatica. Una spedizione che ha un compito a dir poco folle, ovvero l'Ilkhan Argun intende stringere un'alleanza, lui mongolo, con i cristiani occidentali. Questo perché?
perché dagli anni 60 del 200 è in atto una lotta senza quartiere tra l'ilkhanato, quindi i mongoli di Persia, e i mamelucchi egiziani. Questa lotta ha conosciuto numerose battaglie, ma è arrivato il momento di farla finita. Allora l'ilkhan decide di chiedere aiuto agli occidentali. Voi sapete che appunto nel 1291, come racconto in questo libro, Acri, la capitale del regno latino di Gerusalemme, cadrà sotto i colpi delle manganelle mamelucche. Ma i crociati sono solamente un tassello, in realtà la vera lotta è tra mongoli e mamelucchi. A farne le spese sono gli stati crociati. Quindi i latini occidentali hanno tutto l'interesse nell'accettare questa alleanza tra mongoli e mamelucchi. Allora, dicevo, al principio del 1287, un monaco nestoriano, quindi un cristiano nestoriano, ovvero di quella chiesa siro-orientale che non ha accettato il dogma di Calcedonia, ma che anzi è stata bloccata nel 431 ad Efeso, si mette in marcia verso occidente. In realtà lui proviene da Pechino, si chiama Rabban Sauma, o Sauma, è accompagnato da alcuni discepoli, e una volta giunto presso l'Ilkhan ha il proposito di recarsi a Gerusalemme, ma comprende la situazione. Gerusalemme in mano ai mamelucchi, non si può andare. Allora l'Ilkhan gli propone di partire per questa ambasceria. Sauma allora giunge al principio dell'anno a Trebisonda, attraversa il Mar Nero, arriva a Costantinopoli dove parla con Andronico II, osserva Santa Sofia che gli pare una cosa meravigliosa, dopodiché riprende il viaggio sempre via mare, giunge in Sicilia, bordeggia probabilmente su una galea o su una nave commerciale la Sicilia, racconta nel suo diario di viaggio di aver assistito a un'eruzione, probabilmente non abbiamo notizie di eruzione dell'Etna per quell'anno, probabilmente lo Stromboli, la sciara del fuoco. Dopodiché si ferma a Napoli e a Napoli dice di aver assistito nel golfo a un grande combattimento navale, anzi racconta: sono salito sul tetto della mia casa, dell'ospizio che lo ospitava, e ho osservato il combattimento tra Iris Akrad e Iris Sharid. Chi sono questi due personaggi? Iris Akrad, ovvero il re di Aragona, e Iris Sharid, ovvero Carlo II d'Angio, li chiama in questa maniera. Insomma, angioini e aragonesi. Siamo nel bel mezzo della guerra del Vespro, l'ammiraglio Ruggero de Loria, via dicendo. Pensate solamente al nome. Il nome romano è Genoa, derivante dall'etrusco Cainoa, che significa nuova città. Ebbene, con quello che io credo un programma politico, attorno all'undicesimo secolo questo nome è mutato da Genoa a Ianua, che riprende sì l'eroe eponimo Giano, eroe troiano fuggito e fondatore della città, ma che dagli stessi genovesi viene associato alla porta. Jacopo da Varagine, arcivescovo di Genova alla fine del 200, chiamerà chiaramente Genova porta d'Europa e porta del Mediterraneo, dove le merci entrano e escono, e soprattutto vi entrano più che le merci, i capitali. Genova dunque è una città accogliente, e nella cinta della metà del XII secolo voi potete vedere questa epigrafe, un'epigrafe che ha un destinatario ben preciso, che è Federico Barbarossa. Non sto qui a raccontare il rapporto tra Federico e Comuni, che conoscete bene. Insomma, Genova si premura, teme una sortita imperiale, e dice chiaramente, la porta stessa che parla, dice chiaramente al Barbarossa: se vieni in pace, guardate la terza, la quarta riga, se vieni in pace ti è permesso toccare queste porte, se cerchi guerra dovrai ritirarti triste e vinto. Attenzione, la parte più importante di questa sentenza è la prima: se vieni in pace sei il benvenuto, ti è lecito toccare queste porte. Questo lo vediamo anche dalla legislazione. Nel Medioevo, in particolare tra 2 e 300, diventare cittadini genovesi è facilissimo. Basta risiedere a Genova due mesi, oggi si parla tanto di ius soli, eccetera, eccetera, due mesi, è però pagare le tasse.
questo era fondamentale per i genovesi, si veniva iscritti nel registro della varia capitis e si pagavano le tasse. Concentrerò su 10 anni circa, una decina d'anni, quell'incredibile decennio che va grosso modo dal 1499 al 1509, in cui a Venezia succede di tutto, in cui sostanzialmente finisce il Medioevo e comincia l'età moderna. E succede di tutto un po' in tutti i campi. Tanto Venezia subisce delle gravissime sconfitte, anzi una terrificante sconfitta militare per terra, e dalla una sconfitta così bruciante che avrebbe probabilmente messo in ginocchio qualsiasi altro stato dell'epoca, ma Venezia era talmente ricca, talmente potente che riesce a cavarsela. Ma se la cava e cambia, e non sarà più una città potente, diventerà una città splendente. E quindi passa dalla forza allo splendore e passa dalla violenza, insomma la violenza continuerà perché erano secoli violenti, comunque passa dalla violenza alla bellezza. E la Venezia che conosciamo noi oggi è la Venezia che segue a questo formidabile decennio. Bene, allora parliamo di, già stato accennato prima, 1453, caduta di Costantinopoli. Tra l'altro la vicenda costantinopolitana può essere anche vista come una lotta tra Genova e Venezia, perché nel 1204, quarta crociata, i veneziani conquistano Costantinopoli sostanzialmente per sottrarla all'influenza genovese, e negli anni 60 e 200 i genovesi restaurano i paleologi sul trono di Costantinopoli e quindi si riprendono l'influenza sulla città. Nel 1453 con la conquista ottomana Venezia viene in qualche modo estromessa da Costantinopoli, viene allontanata. E quindi si ferma anche, siccome deve leccarsi queste ferite, si ferma anche la conquista della terraferma. 1454, pace di Lodi. 53 Costantinopoli, 54 pace di Lodi. Quindi Venezia si ferma, stava per conquistare Milano, non lo so, forse non l'avrebbe conquistata, comunque c'era una lotta serrata tra veneziani e milanesi, e quindi questa pace dà all'Italia un quarantennio di tranquillità, ed è il quarantennio in cui sostanzialmente si sviluppa il Rinascimento. Cioè dal 1454 all'inizio del 500 abbiamo questo periodo di pace un po' in tutta la penisola, perché appunto era garantito dalle più grandi potenze dell'epoca, ed è il periodo in cui fiorisce l'arte, fiorisce il Rinascimento. Dobbiamo pensare alla Venezia di questo periodo, alla Venezia pre-1509, come una grande potenza. Venezia era una grande potenza militare, che stava alla pari con le altre grandi potenze della Venezia, poi riesce a riprendersi lo stato da terra, non riesce più a tornare a essere una grande potenza, ma sarà questa la città splendente che darà l'avvio al mito di Venezia e alla città che noi tutti conosciamo oggi. Grazie. La Via della Seta ci riguarda più da vicino di quello che possiamo immaginare. Ed è un discorso estremamente contemporaneo, che ha a che vedere col Medioevo, ma che in realtà ha a che vedere abbastanza con noi. Ora, prima considerazione, ne faccio un paio, credo, prima di parlarvi delle città più direttamente. La prima considerazione è la seguente. Per grossa parte del periodo che normalmente interessa a tutti quanti noi, voi, essi, che di Medioevo si occupano, in realtà il resto del mondo fu estremamente più ricco. Quel piccolo Medioevo, estremamente provinciale se visto da lontano, che ha riempito le nostre città di castelli, di torri, eccetera, eccetera, guardato da Oriente, in realtà è una cosa relativamente interessante.
sul piano perlomeno dell'economia, non voglio dire necessariamente di tutto, ma anche sul piano dell'arte a un certo punto, se lo si guardasse o se lo si fosse guardato da molto lontano, cioè il mondo era estremamente più ampio. Questa unica carta che vi farò vedere non ha tanto la pretesa di obbligarvi a studiarvi un pezzo di geografia che normalmente a scuola non si studia. La Cina è là, più o meno in mezzo c'è un sacco d'Asia, poi c'è l'Europa, no? Più o meno è quello, no? Ecco, non è tanto quello, ma è semplicemente per provare a ragionare assieme alle dimensioni. Un gioco che normalmente facevo con gli studenti era il seguente: prendete una carta geografica, fate su Google il gioco di cercare World Map China. Normalmente saltano fuori le carte cinesi che guardano, e le carte del mondo che guardano gli studenti cinesi. E le carte del mondo che guardano gli studenti cinesi, con grande sorpresa degli europei, hanno la Cina al centro. E è logico, naturalmente, loro si chiamano Terra di Mezzo, per cui, perché hanno l'idea di essere al centro, e hanno anche, non hanno neanche tutti i torti se guardate le dimensioni di quello di cui stiamo parlando. E non solo, se la guardate da lì, l'Europa si riduce a un piccolissimo, una piccolissima escrescenza sul lato destro. È così che ci hanno visto in Asia per moltissimi secoli, ed è così che hanno percepito l'utilità dell'Europa per moltissimi secoli, ed è così, ed è grazie a questa percezione anche, che l'Europa è diventata immensamente ricca a un certo punto, perché grossa parte di tutto quello che si trascinava da Oriente era parte della ricchezza che lentamente contribuì a rendere grande l'Europa medievale, quella che noi conosciamo come Europa convenzionalmente, come Europa medievale. Forse possiamo usare la Via della Seta come grande motore culturale e economico prima di tutto, per poter costruire un'idea di mondo nuova. Non stiamo parlando di dettagli e di spazi, questa è un'idea di mondo. Capite che quando lo misurate sulle nostre piccole beghe quotidiane italiche, su chi vince, perde, in Sicilia, eccetera, capite quello che stanno pensando questi? È un piano che prevede, credo se non sbaglio, circa 4, soldi per 400 volte il piano Marshall, più o meno. È un'idea di costruzione della realtà prima ancora di posare strade e alta velocità. Questo per ricordarci semplicemente che studiare il passato non aiuta a capire il presente, ma quasi mai, ma aiuta invece fortemente ad agire sul presente. Quello che abbiamo davanti è un futuro molto interessante, ed è un futuro che probabilmente ci riguarderà nella misura in cui saremo in grado di riuscire a misurare la nostra storia e dunque la nostra identità su una scala davvero globale. Anzi, non esageriamo, già su una scala continentale andrà benissimo, se per continente intendiamo l'Eurasia, e dovremo provare a sforzarci di cercare anche la nostra memoria in quella tradizione, e fidatevi, la nostra memoria lì dentro c'è. Noi siamo stati parte di quella strada, abbiamo contribuito, abbiamo vuol dire niente, ovviamente non noi, eccetera, non i nostri avi, in generale, tutti assieme, abbiamo contribuito a costruire una civiltà estremamente articolata. Ed è su questo probabilmente che dovremo giocarci una parte considerevole del futuro. Come dicono i cinesi, e non so se sia in realtà un apocrifo, perché ho la vaga sensazione che lo sia, ma facciamo che sia vero, la classica maledizione cinese, ti auguro di vivere in tempi interessanti, credo che valga assolutamente per noi. Grazie. Bravo. 25 novembre 1343. Un attimo che arriva l'immagine, se intanto volete vi canto una canzone, sopravvissuto. No, davvero, io volevo fare il neomelodico, ma ho fatto il medievista, è una tristezza vera. Sto cercando tutti i modi di dire, ogni volta mi fanno salire, fatemi cantare mai. Vabbè. Eccola. Questo è per andare avanti, giusto? Allora, il signore di cui parlo è questo signore qua, che lo conoscete tutti quanti, no? È Francesco Pellanca. Lui Napoli la conosceva bene, c'era stato tante volte. Ci arriva il 23-24 novembre del 1343. Francesco Pellanca è uno che è di casa a Napoli, è di casa alla corte napoletana, soprattutto in quella corte dove nasce una cosa che per la prima volta cominciano a balenarsi i primi germi di quello che sarà il concetto di Medioevo, che nasce alla corte di Re Roberto, dove anche Petrarca sta lì
e fa parte di questa corte, soltanto che quando Francesco Petrarca pensa a Napoli e alla corte napoletana, il giudizio è questo qua. Se riesco a fare, ecco. Animale orrendo, coi piedi scalzi, col capo scoperto, corto di persona, marcio di tempo, grosso di fianchi, coi panni logori e stracciati per mostrare astuto parte delle carni. Questo è il giudizio che lui dà della corte di Napoli e di Napoli. Il che voi che siete settentrionali dite, già all'epoca era così la città, no, un attimo. No, perché però lui dice anche una cosa peggiore di questa qua. Perché quando scrive una lettera a un suo caro amico qualche giorno dopo, cioè qualche tempo, intorno agli anni 30 del 400 e del 300, lui dice una cosa di questo tipo. Se riesco a farlo partire. Oh, scusate, mi sono... Qui camminare di notte è come attraversare un bosco fitto, pieno di pericoli. Assedono le strade adolescenti della nobiltà che girano armati, sui quali non si riesce ad avere nessuna autorità, né seguono la disciplina inculcata dai genitori, né li riesce a frenare il potere dei magistrati, né il comando. Grazie, io faccio un segno con il braccio sinistro, ma non pensate a male, perché già so, dice, ah, quello là no, se no poi il mio amico Francesco si arrabbia. Allora, a frenare il potere dei magistrati nel comando la maestà del re. C'è un problema grosso a Napoli nella prima metà del 300, il problema giovanile. Ci sono queste bande di ragazzini che fanno scorribande per la città, stuprano monache, uccidono altri giovinastri e soprattutto hanno una moda strana, stranissima. Fanno due cose strane: la prima, portano i capelli lunghi, e poi cominciano a fare una cosa anche peggiore: cantano, fanno le serenate sotto il balcone delle signore, spesso sposate. Quindi abbiamo una serie di atti di gente che dice: quel fedente è venuto sotto casa mia a cantare la canzone, una tradizione che non è guelfa, che non è angioina, ma l'hanno presa da Re Manfredi. Quindi una cosa sveva che non si deve fare: cantare, come si dice a Napoli, a fronna di limone, cioè si smette lì e si canta la bellezza della signora, spesso con una serie di elementi un po' faceti, un po' grossier, per indicare le bellezze della signora. Quindi i mariti non erano tanto contenti. Fatto sta che il signor a noi prego il signor Francesco Petrarca, il 24 prego vada 24 novembre 1843 si trova faccia a faccia con un cambio di dinastia in atto. C'era re Roberto, muore, morto da pochi mesi, e è diventata regina lei, Giovanna, giovanissima, una ragazzetta di 15-16 anni, che è lei colei che deve venire al potere, stare al potere e diventare la regina. Bene, ma questa città non è una schifezza come pensate voi tutti quanti, no. I sovrani angioini l'hanno resa una grande, stupenda capitale. La vedete in questa, prego, questa fotografia bellissima, che è di un secolo dopo, del Damaiano, che è la famosa tavola Strozzi, un pezzo di letto che il banchiere Filippo Strozzi regala a Lorenzo dei Medici, in cui viene raffigurata Napoli. Ebbene, qua la potete vedere, e vedete che è tutta una città rivolta sul mare, che ha l'acqua come suo elemento identificativo, con tutta una serie di elementi che nascono e sono il grande elemento urbanistico di trasformazione rivoluzionaria che avviene nel corso del regno angioino. Cioè, Napoli diventa una grande capitale europea grazie all'impulso decisivo della dinastia angioina, che fa costruire, spendendoci tutti i capitali possibili e immaginabili, una ventina di cattedrali straordinarie che sono il fiore all'occhiello di chi oggi va a fare la passeggiata giù al centro antico di Napoli, Santa Chiara, San Lorenzo, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, il signor, prego, senza saluto romano, il signor Petrarca se ne va a abitare in quell'edificio in alto a sinistra, il 24 novembre sera del 1343, se ne va a abitare in quello che è il convento di San Lorenzo, dove lui viene generalmente
ospitato. Sta lì tutto contento, dice: ah, che bello, che bello, che bello. E a un certo punto la giornata da normale diventa particolare. Avviene un tremendo tsunami, un maremoto, il più violento maremoto che colpisce le coste tirreniche del giorno di Santa Caterina del 1343, che viene così raccontato in una cronaca del tempo. Nello giorno di Santa Caterina della Rota di questo presente anno 1343, fu una tempesta così tremenda che lo mare feo montagne di acqua e lo vento delle vucche dei capi lo portò in terra e l'acqua arrivava fino alla metà di Monterone, taliter che noi che stavamo allo scogliuso ci posimo di faccia in terra credendo lo Dio dello giudizio. Tutte le case tremaro come canne e molto ruinarono, in modo che ipsa reina piangendo si portò scalza nella chiesa di San Lorenzo. Nello porto non vi restaro barca o nave che non fosse restata submersa. E dopo di 8 ore lo mare ladrone tornò allo luogo suo e si portò un tesoro di robe che passarono più di 200 miglia scudi e trassò in terra più di 10 brazzi d'arena, taliter che illi che si trovarono in qualche casa uscirono per le finestre. Il maremoto di Napoli, lo tsunami di Napoli. Bisognerà aspettare gli aragonesi 60-70 anni perché Napoli, anche qualcosa in più, perché Napoli recuperi quel ruolo di capitale. Dicevano gli aragonesi: tanto Napoli fu corona quando c'è la casa d'Aragona. Soltanto a quel punto là Napoli ritorna a riprendere quel prestigio che aveva. Sono 80 anni, 90 anni di ferro che cominciano con uno tsunami. Grazie. Io devo trattare un tema un po' tetro di gente che rideva poco, almeno apparentemente, come erano i bizantini. Cercherò di essere il più lieve possibile. Allora, prima di tutto l'oggetto misterioso. Quando noi parliamo di bizantini abbiamo un'idea un po' vaga di cosa essi siano stati, di cosa fossero. Se ci fosse un bizantino in circolazione, io gli chiedessi: ma tu sei un bizantino? Questi mi risponderebbe: ma in greco, mi risponde: pos legis, cosa dici? Ma cosa dici? Così come io dico sempre, succederà tra qualche anno, perché ormai i bizantini sono estinti. Tra qualche anno gli anziani che sono una specie in estinzione saranno estinti. Quindi che se una persona si potrà chiedere: tu sei un veneziano? No, io assolutamente no, non conosco questo toponimo. Quando noi parliamo di bizantini usiamo una terminologia moderna. I bizantini chiamavano se stessi romani e lo chiamavano l'ordine romain nella loro lingua e lo dicevano a ragion veduta, perché essi erano i continuatori dell'impero romano d'Oriente. Quindi pretendono di essere romani, di essere chiamati romani fino alla fine dell'impero, cioè fino al 1453. E questa loro pretesa, che ripeto era legittima, dà luogo anche a conflitti protocollari. Ad esempio, quando si forma l'impero carolingio, cosa fanno i bizantini? Non riconoscono il titolo di imperatore carolingio se non a fatica dopo l'accordo di Aquisgrana. E quando tra occidentali, per occidentale e per orientale si vogliono offendere, gli orientali, i romani, dicono: voi siete dei barbari, e gli altri rispondono: voi siete dei greci. E la menzione di greci aveva un carattere fortemente dispregiativo agli orecchi delicati dei bizantini, perché ricordava il passato pagano che loro volevano assolutamente rinnegare. Quando si parla di impero bizantino, quando si parla di bizantini, si parla necessariamente di Costantinopoli. Costantinopoli è un'anomalia sicuramente dal punto di vista storico, e in quanto in primo luogo l'impero di Bisanzio è essenzialmente l'impero di Costantinopoli, cioè non si può parlare di una vita dell'impero di Bisanzio prescindendo da Costantinopoli. In secondo luogo perché noi disponiamo di ben poche fonti, o meglio, disponiamo prevalentemente di fonti letterarie quando vogliamo pensare a Costantinopoli. Le fonti
archeologiche sono pochissime, sono pochi avanzi della Costantinopoli imperiale, e quello che resta sono alcune fonti monumentali. Naturalmente il pensiero in questo caso corre immediatamente alla chiesa di Santa Sofia. In terzo luogo, la città di Costantinopoli, la storia della città di Costantinopoli, essenzialmente storia della corte di Costantinopoli. I bizantini ritenevano che il loro imperatore fosse una specie di sole intorno al quale tutto doveva girare. E quella era una curiosa ideologia, che è una mescolanza di paganesimo, di cristianesimo, di vecchie tradizioni. Erano convinti che il potere dell'imperatore derivasse da Dio, che l'imperatore, quegli ultimi imperatori pagani ritengono se stessi delle divinità. Gli imperatori cristiani naturalmente abdicano a questo convincimento un po' fuori luogo e pensano però di essere eletti da Dio, di essere i prescelti, prediletti da Dio, e c'è tutta, elaborano tutta una mistica per cui questo sovrano eletto da Dio deve essere oggetto di una particolare venerazione, deve essere considerato come il tredicesimo apostolo, deve avere un palazzo splendido in cui con una serie di gesti rituali ripetere i movimenti perfetti dell'universo, ovvero sia si riteneva che l'universo fosse perfezione, si riteneva che la corte terrestre fosse emanazione della corte celeste, quindi tutto nella corte terrestre doveva muoversi con la stessa rigidità, con la stessa ritualità, con la stessa perfezione dell'universo. Quindi questo dà origine un po' a una serie di cerimonie che ai nostri occhi post-illuministi, ai nostri occhi moderni sono un po' bislacche, ma per loro avevano un senso ben preciso. Firenze, come sapete, è una città della Toscana, è nel mezzo, grosso modo, del corso, a metà corso di un fiume abbastanza poco importante, poco navigabile, oggi navigabile per nulla, a regime assolutamente torrentizio, ce ne siamo accorti nel 1333, poi di nuovo nel 1966 e anche altre volte, perché non sono queste le uniche due inondazioni dell'anno. Firenze è una città, nasce come una città romana, quindi nasce come un castrum, e ancora oggi nel centro di Firenze chi conosce un po' di storia oppure magari può seguire un buon atlantino storico, anche una buona guida, scopre ancora le tracce della Firenze quadrata che fa centro nell'attuale Piazza della Repubblica, che era il Campidoglio, una Firenze che cominciava subito a nord del Ponte Vecchio, che era evidentemente un ponte di legno, e finiva un grosso modo un po' prima dell'attuale battistero. In fondo, tutto sommato, che cos'ha di più o di meno di tantissime altre città italiane? Perché l'Italia, è stato detto mille volte, è veramente una città, è veramente un paese di mille città. I connotati fondamentali, le caractères originaux, come diceva Lucien Febvre, come diceva Marc Bloch, i caratteri identitari, come si preferirebbe dire oggi, dell'Italia, sono alcuni e sono abbastanza caratteristici. Io credo, siccome oggi ci si interroga tanto sulla nostra identità, qualche partito politico ci fa anche la base per la sua propaganda elettorale, ma insomma è anche legittimo, allora parliamone. Uno dei caratteri originali dell'Italia è senza dubbio questa proliferazione di città, anche se poi si sviluppano in maniera diversa, per connotati, per quantità, per qualità, dal nord al sud, perché un altro connotato della penisola italiana che è, si estende in lunghezza, si estende nel senso della latitudine, è di avere evidentemente un nord ben radicato nell'Europa, addirittura nella Mitteleuropa, con una spalla orientale che è francese, una spalla occidentale che è tedesco, che è slavo-tedesca, e ad avere invece un sud che tocca la Grecia, che tocca l'Africa, che tocca il mondo che dal VII secolo in poi è diventato il mondo islamico. E questa caratteristica è formidabile. Siamo un grande ponte sul Mediterraneo con tutti i pregi, tutti i difetti, tutti, come direbbero gli avvocati, i comoda e gli incomoda del caso. Chiunque sia stato a Firenze si accorge, sì, è bella, è bellissima, tutto quello che volete.
la conca dei colli intorno a Firenze, una cosa splendida, soprattutto in primavera, ma con un clima fa schifo. Con il fiume che dà sempre una grande umidità, pochissimo vento perché insomma le colline intorno a Firenze tutto sommato sono abbastanza alte, il che magari ci tiene al riparo da uragano, cioè, poi vedremo perché diversi tempi, però nello stesso tempo fa sempre ristagnare l'atmosfera, luogo malsano, luogo dove in fondo le culture, la terra non è granché buona, è povera la terra, povero il sottosuolo, non ci sono vere e proprie risorse, tutto sommato un po' di vino, un po' d'olio, un po' di grano, ecco. Poi sapete, nel Medioevo l'olio si usava, Montanari l'avrà detto sicuramente, poi lo sappiamo, l'olio si usava poco e soprattutto per usi manifatturieri, ecco. Arriviamo al punto, usi manifatturieri, soprattutto l'uso manifatturiero per eccellenza, l'uso, il tessile. Quando Firenze comincia a crescere, e naturalmente crescendo crea i suoi organismi cittadini, il vescovo anzitutto, poi intorno al vescovo fra il IX e il X secolo cominciano a crearsi i consigli dei boni homines che in generale sono milites, cioè sono un'aristocrazia d'origine germanica, fermiamoci lì perché nei documenti fiorentini, come in tutta la Toscana, l'aristocrazia militare, che è anche un'aristocrazia fondiaria, terriera, si divide in coloro che seguono la legge longobarda e coloro che seguono la legge franca. E qualche volta col cambio generazionale, col mixing generazionale, cambiano anche di legge, da quella franca a quella longobarda. Dipende da come gli conviene, anche perché c'è un diverso diritto di successione ereditaria e via discorrendo.